questo titolo, questa esortazione, questo incarico che Gesù dà ai suoi discepoli, sale della terra, luce del mondo, è misterioso, perché noi potremmo sempre avere la tentazione di pensare che Dio risolve le cose da solo. Siccome diciamo tutto dipende da Lui, è Lui che deve fare, questa è una presunzione, o è Lui che vuole fare. E la nostra vita scorre come un ingranaggio indipendente dal suo, cioè come qualcosa che gira per conto proprio, e Dio è da un'altra parte, poi tiene in mano misteriosamente le sorti del mondo. Eppure il Signore ha un piano e un'idea molto diversa, che è quella di agire attraverso di noi. È difficile capire questo, perché rimette tutta la sua potenza e la sua volontà di salvezza delle anime, per togliere dal mondo, attraverso quelle che ha cominciato a salvare, o meglio attraverso Maria e Gesù, che poi col dono dello Spirito propaga questa luce, questo sale della terra. Pensando spesso a questa cosa, viene da, oltre che accettare quella che è la volontà di Dio, da meditare su quello che è l'unità del corpo di Cristo col genere umano. Poiché noi siamo uniti a Lui integralmente, poiché noi siamo parte di Lui, anche quelli che devono nascere, vuol dire che la sua azione di salvezza, che inizia per volontà del Padre come uomo, continua nella totalità del suo corpo, che è fatto dalla somma di tutti quelli che si associano a Lui. Quindi se Lui agisce con noi, qui materialmente, quelli che siamo qui in quest'aula questa sera, è perché noi siamo un prolungamento del suo corpo mistico. E quindi Lui non agisce senza il corpo mistico. Quindi il Padre, che rimane colui che sta, che non si muove, ma che muove tutte le cose, muove le cose degli uomini, tutta la storia della salvezza, attraverso degli uomini, poi attraverso l'uomo per eccellenza, il capostipite, che è il Cristo insieme a sua madre Maria, e propaga questa novità, questa forza, questa potenza divina che è il suo Spirito, e attraverso di noi interviene nelle cose del mondo. Eppure misteriosamente queste cose del mondo possono essere rovinate o andare in altro senso, lo vediamo dalle guerre che ci circondano, sono molto troppo vicine anche al nostro territorio, ma non sono affari degli altri, non solo per ragioni politiche, ma per la ragione proprio del corpo mistico. Ora, se il corpo mistico si divide, e si divide soprattutto dalla volontà dello Spirito di Dio, succede quello che vediamo. Se non si divide, allora si costruisce sempre. Il corpo mistico di Cristo si autorisana, perché è Cristo che è fondamento delle cose e il suo Spirito ci risana, se noi siamo uniti a Lui, e dunque anche quelle che sono le cellule, le unità, le anime che sono contrarie a Lui possono essere salvate, risanate, perché vengono immesse in loro delle forze che passano attraverso di noi. È vero che ci può essere sempre una grazia ottenuta, ma quello si chiama il tesoro della Chiesa, è quello che i santi della Chiesa danno come grazia agli uomini. Ma normalmente quello che noi facciamo anche qui, in quello che è il piccolo ambiente in cui viviamo, in realtà ridonda, risuona su tutto quello che è il genere umano. E quindi noi abbiamo tutta la forza risanante in noi, perché questa deve passare attraverso di noi, non è cosa nostra. Spesso non vediamo dove arriva o il risultato, ma nel buio della fede noi dobbiamo credere questo ed essere certi di questa cosa, essere certi che tutto questo arriva agli altri. Può venir meno questa luce se noi non siamo con Cristo, può venire in qualche modo soffocata dalla nostra mediocrità. La nostra mediocrità è quella di quando il sale della terra si diventa insipido,
o la luce viene nascosta. E questa cosa qui è nostra responsabilità. Quindi essere uniti a Cristo e far risplendere la sua luce e non essere impedimento a questo. Noi siamo cristiani mediocri quando pensiamo ai fatti nostri e a quelli degli altri ci pensa Dio, quando non è far mio il problema dell'altro, quando la carità non si esplicita in fatti molto concreti, in azioni concrete. E diciamo Signore, Signore, ma poi facciamo altro. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa opera la volontà di Dio. Allora, in noi questo è il rischio grande, di non di spegnere la luce di Dio, perché non si spegne, ma di coprirla col velo della nostra carne, che vuol dire delle nostre scelte mediocri, delle nostre scelte egoistiche, non in pienezza. Guai a noi quando pensiamo quello è compito di un altro, quello ci deve pensare qualcun altro, e pensa prima a te che agli altri si devono arrangiare, o cose di questo genere. Tutto questo rompe intimamente in me la unione col corpo mistico di Cristo, che mi fa essere una parte di un corpo molto più complesso. E questo modo di fare purtroppo è molto comune anche fra i cristiani. Penso che poco si ragioni su questa unità mistica, facciamo la comunione che è il rafforzamento di questo corpo mistico fra di noi perché ci uniamo a Cristo. Magari parliamo di popolo di Dio come un insieme di persone, ma il popolo lo intendiamo sempre come un insieme di individui, ognuno fa quello che vuole, poi ci sono delle regole generali che vanno rispettate. Non è così. La gioia dell'uno e il dolore dell'altro sono la mia gioia e il mio dolore. Non solo perché ho voglia e devo assumerle, ma perché in realtà risuonano in me. E se io sono una cellula sana in un ambiente malato, quella cellula sana può sanare l'ambiente malato se questo si lascia interpellare per la potenza di Dio. È la volontà libera dell'uomo che pone un limite dunque alla potenza di Dio. Non perché limita Dio, ma perché Dio non vuole fare nulla senza la nostra attiva cooperazione. Dunque vale così l'ultima frase. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria a Dio, al Padre che è nei cieli. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.